Buonasera, sono Francesca Muratti dell'Agenzia Letteraria Erzo che vi do il benvenuto alla 23ª puntata delle Occasioni Ritrovate, un ciclo di incontri letterari dedicato a riscoprire grandi scrittori del Novecento italiano ultimamente dimenticati. Incontri che organizziamo da 2 anni sul canale YouTube dell'Agenzia Erzo, dove è possibile ascoltare e recuperare le repliche delle occasioni precedenti. Buonasera, dottor Lara Rosa, e grazie per essere oggi Buonasera. con noi. Buonasera. All'interno di questo ciclo di incontri poteva mancare uno dei protagonisti indiscussi del Novecento italiano, Massimo Bontempelli, nato a Como nel 1878, morto a Roma nel 1960, premio Strega nel 1953 con una raccolta di racconti L'amante fedele. Intellettuale complesso e multiforme, che nel giornalismo, nella scrittura letteraria, nelle arti figurative e nel teatro, soprattutto il teatro degli indipendenti di Anton Giulio Bragaglia e il teatro degli undici di Stefano Landi e Orio Vergani, diretto da Pirandello, ha lasciato sicuramente la sua firma. Ma soprattutto con la poetica del realismo magico, con l'esperienza di Novecento, la rivista da lui stesso ideata e diretta dal 1926 e il 1929, e soprattutto anche con le sue riflessioni sul Novecento italiano, che Massimo Bontempelli ha contribuito al rinnovamento del romanzo e in genere della cultura del XX secolo. A illustrarci gli snodi cruciali della sua produzione letteraria non poteva mancare Giovanni La Rosa, che tra le sue tante attività, Giovanni La Rosa è saggista, regista, tra l'altro all'interno dell'esperienza teatrale ha vinto anche importanti premi dedicati alla sceneggiatura teatrale. Da anni coinvolto in prestigiose attività editoriali e di collaborazione anche per importanti centri di cultura, e oggi qui con noi in veste di studioso ormai da tanti anni di Massimo Bontempelli e in qualità di presidente dal 2021 appunto del Centro Studi Massimo Bontempelli. Centro Studi che in questi anni ha dato vita a convegni, esperienze di vario tipo, giornate di studio, iniziative di vario genere, tra cui vere e proprie produzioni cinematografiche. Durante l'incontro di oggi, la lettura di alcuni brani di Massimo Bontempelli saranno affidati alla voce di due attori, Paola Barsi e Vincenzo Giordano, e inoltre durante l'incontro potremo anche ascoltare due poesie di Bontempelli messe in musica dal musicista e compositore Vittorio Montella. E lascio la parola al dottor Giovanni La Rosa, che ci racconterà chi è stato Massimo Bontempelli e ci racconterà anche in che consiste la sua straordinaria attualità. Non prima di aver dedicato e augurato a tutti quanti buon ascolto e buona lettura. Dottor La Rosa, a lei la parola. Grazie di tutto, grazie dell'opportunità che ci state dando come agenzia letteraria Herzog, e quindi devo ringraziare prima di tutto Francesca Buratti, il tecnico Marelli, mi sembra, i vari collaboratori dell'agenzia letteraria. Saranno con me durante questo viaggio che andremo a fare nella prossima ora scarsa, due attori importanti del panorama nazionale italiano, Paola Barsi e Vincenzo Giordano, che mi coadiuveranno e faranno entrare gli spettatori all'interno praticamente del mondo bontempelliano con le loro voci. Paola Barsi è oramai impegnata da tanti anni nel mondo del teatro, come attrice. Ha già svolto diversi ruoli anche importanti nel panorama nazionale,
ha cominciato a fare anche scrittura teatrale, vedete, ha fatto una scuola in questo momento, quindi non è solamente un'attrice, ma è una personalità che sta in qualche maniera crescendo in questo contesto. Vincenzo Giordano viene invece dal mondo del cinema vero e proprio. E ha fatto una parte importantissima in Lupo Bianco, che ha avuto il premio della critica al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, con la regia di Tony Gangitano, ed è una personalità anche lui importante in questo settore. Ha fatto numerosissime comparse ed è stato protagonista di diversi film. Non da ultimo devo citare i due collaboratori che sono qui con me oggi e sono dietro le quinte, perché stanno aiutandomi che sono anche loro impegnate nell'attività del Centro Studi Massimo Bontempelli. Vittorio Montella, il musicista che è stato citato precedentemente per la musica di Vita, e Carla Valesini, che sta alla macchina da presa e sta coadiuvandoci da questo punto di vista. Entrambi sono poi, non solo lui, Montella è un musicista, e Carla Valesini è anche una ricercatrice che ha fatto lavori di ricerca molto approfonditi su Paola Masina, la compagna di Massimo Bontempelli, e sullo stesso Bontempelli. Il Centro Studi Massimo Bontempelli, voglio dire solo due parole prima di entrare proprio nell'universo dello scrittore comasco. Il Centro Studi Massimo Bontempelli ha una sigla accanto, Marwit, che è un acronimo, significa Magic Realism in Wind with Time, ed è un omaggio a una delle categorie più illuminanti che lo scrittore comasco ha coniato e che ha portato in Italia, quel realismo magico di cui parleremo a lungo in questo mio intervento, e che sicuramente è stata una delle cose più innovative che l'Italia ha avuto nel Novecento, che tanto tanto innovativa da poter essere poi a poter approdare fino ai giorni nostri in tanti scrittori e altri artisti. Ho voluto intitolare questo mio intervento Massimo Bontempelli all'incrocio delle arti tra realismo e realismi e magia del Novecento. Perché all'incrocio delle arti? Perché Bontempelli non è solamente uno scrittore, è stato un saggista, un giornalista, un drammaturgo, un regista, anche se pochi lo sanno da questo punto di vista. È stato uno sceneggiatore, ha composto e scritto diverse sceneggiature cinematografiche, oltre a essere un drammaturgo dal punto di vista della scrittura teatrale. Quindi è uno scrittore che ha attraversato l'intero Novecento, l'intera prima parte del Novecento fino al 1960, anno della morte, e che ha conosciuto i più grandi della nostra cultura, che hanno dialogato con lui. Ha scoperto Alberto Moravia, pochi sanno questo, praticamente Alberto Moravia è nato con lui, è stato lui lo scopritore di Alberto Moravia. Ha scoperto Zavattini, il grande sceneggiatore cinematografico, lui lo ha fatto, ha permesso a Zavattini di vincere un premio, il premio Viareggio, alla metà degli anni 30, con una raccolta di novelle, perché Zavattini nasce come scrittore e poi diventare sceneggiatore cinematografico, una raccolta di novelle che lui aveva particolarmente apprezzato perché aveva un tono appunto di natura magica da questo punto di vista. Moravia collaborerà con lui in Novecento, lo vedremo fra poco, per cui per non parlare poi dei suoi grandi rapporti con Luigi Pirandello. Adesso vedremo qual è stato il rapporto fra i due, perché tanto da far dire a un grande critico della nostra letteratura come Luigi Baldacci che i due, Bontempelli e Pirandello, sembrava che se fossero in simbiosi, che c'è uno completasse l'altro e l'altro completasse. Quindi poi quando c'è stata adesso la celebrazione di Pirandello qualche anno fa, Bontempelli purtroppo non è stato quasi mai citato da chi ha partecipato a queste celebrazioni pirandelliane, con mio gran sommo dispiacere da questo punto di vista, come se fosse un po' dimenticato. E questa abbiura che è caduta su Massimo Bontempelli l'andremo un po' a scardinare in questo mio intervento che vado adesso ad aprire con un testo che ho tratto da
Da mia vita, morte e miracoli di Massimo Bontempelli del 1931. Prego di mandare intanto l'immagine numero uno, che è la fotografia di Massimo Bontempelli, che è conservata presso la Biblioteca By Dance di Milano, ovviamente. Leggo, cito questo testo perché è molto importante. Allora, ma giravo nel mio studio da una parete all'altra e da un divano al pianoforte, chiedendo alla mia perplessità consiglio alternativamente al pavimento e al soffitto, quando lo sguardo mi cadde sulla fila dei libri scritti da me. Ecco, qua già abbiamo degli elementi importanti. C'è un pianoforte nella sua sala, c'è una fila di libri. Pianoforte, libri, ecco, la musica è un altro degli elementi che ritornerà spesso in Bontempelli. Bontempelli è stato anche un musicista, ha scritto le musiche di scena delle sue opere teatrali, ha scritto delle musiche per orchestra da camera, praticamente sono state poi messe in scena. E anche la sua scrittura è legata molto al mondo musicale, al mondo della musica. Quindi, come vedete, lui è un autore poliedrico che tra scrittura, teatro, musica, cinema, ha attraversato tutte le arti, andando poi a dare un'impronta specifica su quello che era la sua visione del mondo. Andando avanti su questo testo, che è molto importante, dei 14 volumi che erano in questa stanza, di cui vi ho detto prima, 5 erano e sono di racconti. In tutto 68 racconti. Ora, in quei 68 racconti, non una volta sola, ho raccontato fatti altrui. Fatti miei, sempre. 68 avventure della mia vita. Ne ho scorsi i titoli. Ognuno mi ricordava un momento del mio passato, recente o lontano. Un episodio da me vissuto e poi consegnato, chissà per quale suggerimento, se del demonio o del mio angelo custode, alla carta, alla stampa e alla pubblica curiosità. Ecco che troviamo che Bontempelli parla di racconti brevi, sarà una sua cifra stilistica questa. Non scriverà mai dei romanzi lunghi, tranne qualche raro episodio, scriverà sempre racconti molto brevi, racconti che poi troveranno spazio spesso sui giornali, spesso saranno, perché negli anni in cui Bontempelli è vissuto, soprattutto da ridosso della prima guerra mondiale, poi fino ad arrivare alla seconda guerra mondiale, gli scrittori cercavano di trovare spazio, soprattutto soddisfazione economica, pubblicando queste novelle, brevi novelle, sui giornali, sui quotidiani dell'epoca. Lo stesso Pirandello aveva questo tipo di attività. Quindi 68 frammenti della mia esistenza sono là fissati, esibiti, incancellabili, capitoli dispersi di una autobiografia. Perché dunque non raccontare quello che manca e dare un quadro di collegamento a quelle membra disperse? Ecco, qua siamo all'altezza del 1931, lui ritorna praticamente al passato, ritorna a questi racconti che lui aveva praticamente scritto e ritorna quindi su questa autobiografia. Ma adesso parliamo un po', parlando appunto di biografia, della vita di Bontempelli, andiamo a vedere praticamente chi era, che cosa ha fatto sostanzialmente nel corso degli anni fino ad arrivare poi alla grande notorietà. E prego di mandare adesso l'immagine numero 2, che è un disegno che fu fatto su Massimo Bontempelli in una rivista dell'epoca. Massimo Bontempelli è nato a Como il 12 maggio del 1878 da Alfonso e Maria Cislaghi. La sua infanzia è stata connotata dal lavoro del padre, perché il padre era un ingegnere ferroviario e quindi viaggiava in lungo e in largo per l'Italia e portava dietro la sua famiglia, cioè la moglie e il figlioletto. E lui praticamente è stato quindi condizionato da questi viaggi, tanto da respirare l'atmosfera dei viaggi che faceva e addirittura a dover poi formarsi in città diverse, dando quindi un eclettismo molto importante anche alla sua persona. Frequenta infatti i studi secondari a Chiavari e poi li continua a Milano, Civitavecchia e li conclude ad Alessandria, quindi in 4 città differenti. Quindi era quasi un uomo del mondo, cioè non aveva un posto fisso dove stare. Nel 1897 si iscrive all'Università di Torino, dove viene in contatto con due grandi intellettuali dell'epoca, Arturo Graff e Giuseppe Fraccaroli. Si laurea con una tesi sulla origine dell'endecasillabo. Poi dal 1922 al 1909 tenta la strada dell'insegnamento.
con dei risultati che sono a dir poco sorprendenti. Allora, lui non amava assolutamente la rigidità dell'impianto scolastico di quegli anni, tanto che, siccome era abbastanza, diverso dagli altri professori, molto paludosi e molto formali praticamente, insegnava ai suoi allievi in maniera molto particolare. Per esempio, viene raccontato che per correggere i compiti che gli allievi facevano con lui li portava a casa, li tirava in aria, il più lontano prendeva il voto più alto e il più vicino prendeva il voto più basso. Questo era un elemento molto interessante. Poi trovava dei temi, aveva affidato un tema, ad esempio, cioè, viene raccontato che aveva dato un tema di questo titolo: scrivete due pagine formato protocollo di quel che volete, purché c'entrino le parole seggiola impagliata, pappagallo e cornacchia del Canada. Quindi, come vedete, la scuola non faceva per lui, cioè era una persona che era molto, propensa dal punto di vista pedagogico, quindi cercava di insegnare ai ragazzi qualcosa, ma non accettava la rigidità, la formalità degli studi scolastici di quegli anni, che erano molto diversi da quelli di oggi. Quindi ovviamente c'era una rigidità che non accettava. Ovviamente lui, oltre a insegnare nella scuola, quindi cominciava ad avere le prime esperienze di scrittore. Vi leggo alcune raccolte che lui pubblica in quegli anni. Pubblica una delle prime, Verseggiando, Intermezzo di rime, del 1905, Settenari e sonetti, del 1906, e Le odi, del 1910. Poi inizia appunto a scrivere praticamente raccolte di racconti brevi, tra cui troviamo Socrate moderno, del 1908, Amori, del 1910, e Sette Savi, del 1912. E infine, fa parte di questo gruppo di testi, anche Teatrino, di cui abbiamo l'immagine numero 2, che è a sua volta anche questa una raccolta di racconti brevi. Come mi ha molto colpito, ho voluto far mettere questa immagine all'interno della mia presentazione, perché questa raccolta di novelle ha voluto dare un titolo particolare, quello di Teatrino, avvicinando quindi il discorso del racconto alla drammaturgia, e tanto di quello che lui racconta è molto orientato al teatro, e quindi anche i racconti brevi, i dialoghi che si sprigionano della carta che viene da quello che lui scrive, essenzialmente sono racconti che hanno una chiave di interpretazione, di lettura teatrale. In questo senso è importante la grande ammirazione che Luigi Pirandello mostra verso Massimo Bontempelli. Molto spesso praticamente molta critica fino a qualche anno fa, perché non si conoscevano alcune lettere, ovviamente sono uscite fuori solamente recentemente, si pensava che il rapporto fra Pirandello e Bontempelli fosse nato nel 1925 col teatro d'arte, il teatro degli undici, no? di cui ha parlato anche Francesca Buratti all'inizio della sua presentazione. In realtà i due si conoscevano fin dal 1908, ho trovato una lettera in che si sono scambiati tra loro, ed c'è una lettera in particolare del 1910 che adesso è alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nella quale Pierluigi Pirandello tesse le lodi del suo amico, praticamente, parlando delle due sue opere. Vi leggo questa brevissima lettera. Mio caro Bontempelli, riceve il volumetto delle sue odi. Le odi erano una raccolta di poesie, ovviamente, che vi affretterò a leggere con quel piacere con cui ho sempre letto tutte le sue cose. Quindi lui, il Pirandello, ci dice che lui ha letto sempre tutte le cose di Massimo Bontempelli. E con la mia solita sincerità le dirò la mia impressione. Non ho ricevuto, avrei tanta voglia di leggere il suo secondo volume di novelle, Amori. La raccolta comparve nel mese del compare, quindi nel 1910, per l'editore dell'Artes di Torino. Che con tanto favore questa raccolta di novelle e nuovi lavori è stata accolta dalla critica. Ne resti qualcuno sulla Riviera Ligure e mi piacque moltissimo. Quindi non solo le poesie,
ma anche i racconti piacciono moltissimo a Luigi Pirandello. E questo è molto importante, questo aspetto, perché significa che lo scrittore agrigentano, siciliano, riconosce, vede nello scrittore Comascolo le stimmate di un predestinato, di qualcuno che ha praticamente la capacità di poter essere alla sua, avere l'actoritas che aveva anche Pirandello. Me lo mandi questa raccolta di racconti novelle, io le manderò in cambio per qualche giorno La vita nuda, la prima edizione di questa raccolta di novelle uscì presso l'editore Reves di Milano nella primavera del 1910. Che ne pensa? Si abbia, caro Bontempelli, come i più vivi ringraziamenti, l'assicurazione del mio fraterno affetto. Fraterno affetto. Quindi si conoscevano in maniera molto diretta. Siamo all'altezza del 1910. Quindi Bontempelli e Pirandello si continueranno a frequentare per tutta la vita, fino alla morte dello scrittore siciliano. Proseguendo la sua attività, c'è una fase molto importante della vita di Bontempelli, che è il periodo della Prima Guerra Mondiale. All'inizio non si arruola Bontempelli, anche se è un convinto interventista, e pubblica una raccolta di racconti che si chiama Dallo Stelvio al Mare, lo intitola Stelvio al Mare, del 1915, in cui racconta le sue testimonianze negli anni 14 e 15 come inviato di guerra per il Messaggero, per il periodico Il Messaggero, praticamente a seguito delle truppe. Quindi segue le truppe e racconta quello che vede, appunto, dallo Stelvio al Mare. Ma c'è l'inizio di questa raccolta di racconti, che sono racconti, alla fine dovrebbero essere saggistiche, dovrebbero essere articoli quasi giornalistici, in realtà diventano dei veri e propri racconti da questo punto di vista, quindi è straordinario quello che lui fa da questo punto di vista, no? E c'è una... si apre dallo Stelvio al Mare con Appressamento, e sono delle parole straordinarie che sono purtroppo oggi attualissime. Vi leggo queste brevissime parole. Andare a vedere la guerra è un'idea, anzi una frase, che mette i brividi. È una frase, non un'idea, una pura frase vuota di senso. La guerra non è una cosa che si va a vedere, ma appressarsi, accostarsi in qualche modo alla guerra, non per entrarvi nel mezzo per viverla, per morirvi, così per sentirne qualche riflesso meno lontano, lasciarla distinta, così, là, in faccia a noi, nel panorama, e noi qua più vicini che è possibile, ma non tanto, non dentro. Noi ed essa andiamo a mettere uno specchio davanti alla guerra. Forse non avremo mai senso, mai un senso più preciso, improvviso e avvolgente. Sono parole da brividi, secondo me, sono parole che oggi sono quantomeno attuali con la vicenda che noi vediamo, praticamente, delle guerre che stanno purtroppo a pezzi, dilaniando il mondo. Lavora a Firenze come giornalista ancora, sempre in quegli anni, prima di avere un ulteriore scappo, un ulteriore passaggio della sua attività. Vi cito alcuni giornali per i quali scrive praticamente: Il Marzocco, La Nazione, Un'Antologia, la Cronica Letteraria, Il Nuovo Giornale, La Fiera Mosca, Il Corriere della Sera. Quindi la sua attività giornalistica è importantissima, perché è il suo noviziato, il suo modo di formarsi e di costruire poi la sua narrazione di quello che poi comunicherà. Successivamente Bontempelli, appunto convinto interventista, non contento di fare solo il giornalista, quindi l'inviato di guerra, si arruola nell'esercito italiano. Diventa ufficiale di artiglieria, entra nell'esercito nel 1917, quindi quando la guerra è già molto avanti. Ottiene anche 2 medaglie a valore e 3 croci di guerra. Sono degli anni cruciali per la scrittura di Massimo Bontempelli. Infatti, lo testimoniano numerose lettere che lui indirizza alla moglie Amelia della Pergola. Anche lei è un'artista, praticamente, anche lei soprannominata Meletta. Anche lei dimenticata completamente, anche se ha fatto dei testi teatrali e dei testi narrativi straordinari durante la sua vita, molto aperta come donna per quegli anni. E queste lettere sono conservate presso la biblioteca del comune di Como, dove lui è nato. Qui dovete permettermi una piccola digressione, perché a livello di archivi
delle carte di Massimo Pontempelli, ci sono due grandi centri, ci sono anche altri posti dove troviamo carte di Pontempelli, sicuramente l'Archivio del Novecento, la Sapienza a Roma, come anche all'Università di Pavia, ho trovato delle carte molto interessanti, come anche a Ferrara, alla Fondazione di Zavattini. Ma i posti dove troviamo sostanzialmente una maggiore quantità di carte pontempelliane sono appunto l'Archivio di Como, la Biblioteca Nazionale di Como e il Paul Getty Institute negli Stati Uniti a Los Angeles. Perché il Paul Getty? Perché purtroppo le carte di Pontempelli dopo la sua morte sono state vendute a Paul Getty e sono finite purtroppo negli Stati Uniti e quindi sono rimaste lì con difficoltà quindi per lo studio poi effettivamente lo scrittore. Per quanto riguarda quelle di Como invece è stata fatta una vera e propria capsula del tempo ad opera della moglie che ha donato alla biblioteca di Como e ha chiesto praticamente alla biblioteca di aprire questa cassa con queste carte solamente nel 2000. Furono quindi aperte e quindi furono trovate tantissimi elementi e strutture e racconti anche inediti di Massimo Pontempelli. Queste lettere dal fronte che lui manda alla moglie e la moglie risponde praticamente sono state parzialmente pubblicate poi nella rivista Illuminista d'opera di Alfredo Petullà verso la metà verso il 2000, nel 2010 mi sembra. Scrive in questo periodo La Guardia della Luna, che è un testo teatrale che lui dirà sono sette quadri che si succedono come quadri cinematografici, ecco che ritorna al cinema per esempio. Progetta la vita intensa, che è una raccolta di racconti, qui abbiamo l'immagine numero 4, e soprattutto scrive un testo che sarà fondamentale per capire anche la poetica del realismo magico, e cioè Eva Ultima, di cui abbiamo l'immagine numero 5. E proprio di Eva Ultima io ho voluto, per far capire anche agli spettatori che stanno guardando questa trasmissione chi era Massimo Pontempelli, far leggere un passo praticamente da parte di un grande attore come Vincenzo Giordano, a cui do la parola e chiedo di fare la prima lettura. I casi che sto per raccontare sono semplici, ma tutti insieme mi è sembrato formino una storia amabile a narrarsi, forse anche a sentirsi, e perfino spero che altri saprà cavarne ammaestramenti, la cui precisione a me sfugge. Così semplici quali mi paiono, e solo qualcuno potrà invece trovarli strani, e sino incredibili, tanta è la differenza degli uomini. Io li ho saputi da fonti dirette, in un certo modo riscontrati dimostrando qualche tempo nei luoghi ove si svolsero. Mi importava stenderne la storia prima che il ricordo le impallidisse in me, o forse la fantasia li trasformasse. Ecco, avete ascoltato le parole di Massimo Pontempelli dalla voce attoriale. Come vedete è un testo che ha grande capacità drammaturgica, comunica e arriva praticamente, ma soprattutto Eva Ultima è la storia di una donna che si innamora di un automa. Siamo all'altezza del 1918 e praticamente anticipa tantissimo di quello che sarà poi la metà del Novecento in poi, fino alla fine del Novecento, del genere science fiction, oppure anche di quello che poi noi oggi vediamo in tanti film praticamente che sono dedicati a questo argomento. Pubblicherà negli anni 20 un'altra raccolta, un'altra serie di racconti brevi, La donna del Nadir, che è l'immagine numero 5 che ho messo a disposizione,
Ma soprattutto poi La vita intensa, con 10 romanzi usciti, come ho detto prima, che sono 10 romanzi, cioè quindi 10 brevi racconti usciti su periodi della vita nel marzo, del dicembre 2019, e poi pubblicato in volume per Vallecchi nel 20, e La vita operosa, brevi racconti pubblicati sempre da Vallecchi nel 21. Che cos'è La vita intensa? E qui abbiamo un'altra lettura che ho voluto portare al pubblico, praticamente. La vita intensa sono una serie di racconti in cui il protagonista è Massimo Bontempelli stesso, che vive a Milano in quegli anni e si racconta quello che, i fatti che gli sono accaduti e quello che succede nel camminare per le strade della città. Qualcosa di molto quindi semplice, di molto, diciamo, normale, naturale, che però lui le racconta facendo vedere come quello che accade camminando, incontrando, cioè girando un angolo praticamente, ha qualcosa di surreale, ha qualcosa di fantastico praticamente. Quindi la realtà diventa qualcosa di fantastico, trova delle atmosfere che lo influenzano e lo condizionano anche nella scrittura. E quindi ho voluto lasciare appunto a questo alle parole di Bontempelli, praticamente questo breve esempio tratto dalla vita intensa che leggerà sempre Vincenzo Giordano. Racconto fatti veri accaduti a me nella città di Milano. Questa narrazione, la quale comprende tutte le avventure che mi sono occorse una mattina tra le 12 e le 12:30, andando da via San Paolo alla galleria, potrà sembrare troppo complicata a quanti sono capaci di andare da casa alla trattoria senza incontrare nulla che sia degno di essere raccontato. Eppure questa è una storia vera, e io non la scrivo per quegli uomini troppo semplici. Per contro, essa sembrerà troppo semplice ai lettori dei divini romanzi di Dumas, i quali certo esigeranno che, andando da via San Paolo alla galleria tra le 12 e le 12:30, io dovessi incontrare almeno 3 o 4 duelli, come avvenne al compianto moschettiere D'Artagnan, nel romanzo che prende il nome degli altri 3. E parrà insulsa addirittura agli ammiratori dei seccantissimi romanzi di Bourget, che per ogni mezz'ora di vita dei loro personaggi analizzano almeno 25 movimenti psicologici principali e un centinaio di vibrazioni psichiche accessorie. Eppure questa storia è vera così. E io non la scrivo perché gli uomini troppo complicati. Ecco, ringrazio Vincenzo Giordano per questa lettura che è molto scoppiettante e arriva proprio dentro al testo della vita intensa. Quindi, come vedete, è qualcosa che, cioè, è un viaggio attraverso le strade della città, che però di Milano normale, in cui lui immagina di essere come il moschettiere di Dumas, quindi D'Artagnan, il protagonista dei moschettieri. E soprattutto mette alla berlina i movimenti psicologici, le vibrazioni psichiche accessorie. Siamo nel pieno periodo, siamo nel 1920 e siamo nel pieno periodo in cui Freud e tutta la teoria psicoanalitica era abbastanza avanti nella cultura dell'epoca. Per cui lui praticamente respira quest'aria, praticamente, però cerca un po' di metterla alla berlina da questo punto di vista. E questa ironia, questo cercare un po' di sdrammatizzare, di uscire dai luoghi comuni, questo lo dirà spesso, che cercava di scagliarsi contro i luoghi comuni, le frasi fatte, eccetera, è una delle sue caratteristiche. Ma in questo testo che ha letto Vincenzo Giordano troviamo già le prime tracce di quel realismo magico che vedremo arriverà fino ai giorni nostri, perché praticamente abbiamo una cosa assolutamente normale, reale, una storia vera, lui dice, della vita intensa, che sostanzialmente però
ha un'aura di magia da questo punto di vista. E quindi poi da questo poi nascono tante altre vicende, e qua sarebbe troppo lungo andarne a parlare. Raccoglierà quindi poi Eva Ultima, di cui ho parlato prima, l'unirà a Schiera davanti allo specchio, un altro testo bellissimo, praticamente di Bontempelli, in un unico volume per Mondadori, con il titolo Due favole metafisiche, dove ho messo l'immagine numero 7, in questo caso. E dopo la fortuna del teatro d'arte fondato da, questo si chiama nel 1922, dopo la fortuna del teatro d'arte fondato da Luigi Pirandello, che si aprirà proprio con la commedia Nostra Dea di Massimo Bontempelli, lo scrittore Comasco si dedicherà alla pubblicazione di una rivista, 900, di commesso un'immagine numero 7, che fu pubblicata dal 1926 al 1929, prima in francese e poi in italiano. Oh, questa è un'operazione molto interessante, perché 900 fu pubblicata interamente in francese, i primi due anni furono completamente in francese. E questo per il periodo, per l'epoca, c'era stata la marcia su Roma nel 24, eravamo in pieno regime fascista praticamente, quindi fare una rivista completamente in francese e non in italiano era qualcosa di abbastanza singolare, e quindi dimostrava già un certo, diciamo, una certa attenzione di Bontempelli verso degli elementi che poi ritorneranno più avanti di critica al regime. Questa rivista poi ebbe dei collaboratori di fama internazionale, ne sono usciti alcuni, Ramon Gomez della Serna, James Joyce scrivesse sul Novecento, George Kaiser, Pierre McCorlan. I segretari di redazione erano due, Corrado Alvaro, a Roma, e l'emigrato politico francese, ecco, l'emigrato politico francese che lavorava appunto dalla Francia, Nino Frank, proprio a Parigi. E quindi è importante a questo punto di vista, poi dopo un certo numero una certa serie di numeri che furono in francese, fu interrotta la pubblicazione, il condirettore della rivista era Curzio Malaparte, i due si allontanarono, Bontempelli e Malaparte si allontanarono, e fu ripresa, mi pare nel 29, come furono fatti gli ultimi numeri, e in quel caso praticamente la rivista è pubblicata completamente in italiano, abbandonando il francese, perché vedete, ci sono state sicuramente delle critiche da parte del regime. Appartengono a questi anni sicuramente Via Vita e Miracoli, pubblicata da Stock, l'immagine numero 9 che ho citato all'inizio praticamente nel mio intervento, e soprattutto Il figlio di due madri, che sono l'immagine numero 9 e l'immagine numero 10 che ho messo a disposizione. Questo è Il figlio di due madri, la copertina, e poi a seguire c'è l'immagine numero 10, che perché il libro che ho qui disponibile praticamente è un libro in cui c'è un autografo direttamente di Massimo Bontempelli a Maria Melato, che è un'attrice importante di quegli anni essenzialmente. E poi pubblica sempre in quel frangente La donna dei miei sogni, che è l'immagine numero 11 praticamente, è un'altra raccolta di racconti. È importante Il figlio di due madri perché intanto è il primo racconto, il primo romanzo che lui dirà appunto nel presentarlo. Bontempelli dirà che è il primo romanzo che appartiene al novecentismo, è il primo romanzo che va su quel solco e su quella direzione che lui teorizzerà del realismo magico. Tanto che il realismo magico lui lo teorizzerà soprattutto in Novecento sostanzialmente, ma poi lo cercherà di dirà che ci devono esserci dei romanzi, dei racconti brevi eccetera, che devono poterlo esplicitare in maniera più diretta. Io ho voluto far leggere qui dall'attrice Paola Barsi praticamente il finale del figlio di due madri. È un finale straordinario per l'intensità e le parole che Bontempelli ha scritto. Lascio la parola a Paola Barsi. Allora Luciana si mise a sedere sulla ghiaia, al margine del mare. Il mare aveva ripreso a respirare. Qualche spuma leggera salì a bagnare i piedi di Luciana, che non si mosse. Le costellazioni giravano sopra il suo capo, nel nero morbido del cielo. Le vecchie e le nuove. Passarono gli innamorati divisi, passò la nave dell'amore,
passò all'isola e le altre che Arianna non aveva vedute. Una dopo l'altra scendevano l'arco e andavano quietamente a posare nei neri letti dell'orizzonte. Qualche onda piana piana si spinse a bagnare le gambe di Luciana e si ritraeva. Luciana non sentiva e lontano guardava. Le costellazioni ora si dissolvevano nell'aria impallidita. Sotto l'alba il mare tornò immobile, liscio, bianco come una distesa di latte fino all'ultimo cerchio, dove si chiude e suggella il cielo. Grazie a Paola Barsi per questa lettura molto intensa. I neri letti dell'orizzonte, le costellazioni. Ecco, questo è interessante perché ci fa quasi assaporare quello che è l'orizzonte, il mare, il cielo, le stelle. Praticamente. Molto spesso tornerà su questi argomenti nei suoi racconti, ma Il figlio di Domadri è il racconto di un bambino che una delle due protagoniste pensa che sia suo figlio, che in realtà è morto perché è morto qualche anno prima, tanto da pensare che sia il figlio reincarnato e cercare di rapirlo. E la straordinarietà di questo romanzo, tra le altre cose, è che c'è un intero capitolo dedicato a un manicomio. Siamo nel 1929 o 30, mi sembra, nel 1930, alla fine degli anni 20 sostanzialmente, e fare un romanzo in pieno regime fascista in cui lo scrittore racconta un manicomio femminile è qualcosa che pochi, secondo me, avrebbero avuto il coraggio di fare. E lui ha avuto appunto il coraggio di farlo. Ed è molto attuale, perché solamente con l'andare avanti nel Novecento noi troviamo esperimenti di questo tipo qua. Ma questa è una cosa che anticipa di moltissimo. Tante esperienze sono state fatte dopo. E il figlio di Domadri appunto ha questa aura magica, questa ambientazione nella torre del Circeo, qui nella zona del Pontino, e quindi c'è questa atmosfera praticamente anche legata al mito di Circe sostanzialmente, che ritorna e che sicuramente porta Bontempelli a entrare in un'aura di sogno, di magia, per poi ritornare prepotentemente nella realtà, appunto il manicomio, per poi ritornare in un'aura di sogno. Ecco che il realismo magico, questo meccanismo, questa bellissima categoria che lui ha coniato praticamente, prepotentemente prende sopravvento nei suoi scritti, nei suoi racconti. E ho voluto a questo punto fare un dono agli spettatori, vedendo come Bontempelli lavorava, come creava sostanzialmente. E per fare questo dobbiamo aprire un focus su un testo drammaturgico che sembra slegato dai testi narrativi, e invece è completamente legato ai testi narrativi ed è quasi una sintesi, una summa della sua poetica, sia narrativa, sia drammaturgica, sia per delle altre arti, e sia legata al realismo magico. Ed è appunto Mini la Capita. C'è da dire che Nostra Dea, che fu rappresentata nel 1925, ebbe una grandissima fortuna. Fu portata in tournée in tutta, non solo in Italia, ma anche nell'Europa dell'Est, in Sud America, in un viaggio importantissimo che fecero appunto lui, Bontempelli e Pirandello. E quindi Pirandello scrisse a Bontempelli volere, visto che il successo che aveva avuto con Nostra Dea, che, scusate la digressione, è stato la commedia che ha visto la grandissima affermazione di una grandissima attrice del nostro panorama italiano, che è Marta Abba. Disse a Bontempelli che voleva un altro testo teatrale praticamente, e che aveva trovato modo di poterglielo far scrivere, e questo teatrale appunto era Mini la Candida.
A questo punto io ho chiesto a Vincenzo Giordano di leggermi un tanto la prima parte delle note a Mila Candida, in cui Bontempelli racconta praticamente della spinta di Pirandello a scrivere un nuovo testo drammaturgico. Dopo il fortunato esito romano di Nostra Dea, spesso Pirandello mi raccomandava di scrivergli qualche altra cosa per il suo repertorio. Non so, rispondevo io, quando mi verrà in mente un altro soggetto. Fa come ho fatto tante volte io. Prendilo da qualche tua novella. Pirandello era desiderosissimo di suscitare Teatro Nuovo e prodigo di incitamenti e consigli dappertutto ove gli apparisse la minima possibilità. Pochi giorni più tardi lui tornò alla carica dicendomi: ho cercato tra le tue novelle, giovine anima, credula e adattatissima. Falla, anche il titolo può stare tale quale. Ho seguito il consiglio, tranne che per il titolo. La novella l'avevo scritta nel 24 a Parigi, per il Corriere della Sera. M'era venuta in mente nel marzo di quell'anno, in una bella mattinata di sole che mi giravo su lungo Senna del Louvre, vedendo sopra un carretto di fermo una gran vasca rettangolare di vetro piena d'acqua, in cui i pigri muovevano una quantità di pesci rossi. Ecco, questo è l'input, lo stimolo che, che Pirandello dà a Bontempelli praticamente per scrivere appunto Mindy la Candida. E la cosa interessante è che Pirandello dice: fai come faccio io, cioè prendi alcune novelle e utilizzale, trasformale in testo drammaturgico. Stiamo entrando nel laboratorio praticamente della scrittura di Massimo Bontempelli, e lui fa proprio questo praticamente. Prende Giovane anima credula, che gli aveva consigliato Pirandello, e la stravolge completamente. La trama del racconto rimane più o meno simile a livello di impianto, ma la arricchisce di tantissimi particolari ed eventi. Che cosa racconta Mindy la Candida? Beh, la protagonista è una donna, anche lì, eroina tra, diciamo, tra virgolette. Le eroine di Bontempelli purtroppo sono persone che non hanno un felice esito dalla loro vita, dal loro peregrinare nel mondo, sostanzialmente, che viene un po' presa, circuita da due uomini che le fanno credere che il mondo è finto. I racconti sono finti, gli uomini sono finti, gli oggetti sono finti, gli animali sono finti, i ricordi sono finti. Lo dirà adesso lo ascolteremo, lo dirà nella sua cosa. E cambia chiaramente il titolo, Giovane anima credula, lo passa a Mindy la Candida. Perché? Perché il candore, cioè l'ingenuità per certi aspetti, che diventa predominante. E qui siamo in pieno realismo magico, abbiamo una realtà evidente, e abbiamo però un mondo che in teoria dovrebbe essere reale, in realtà è finto per la protagonista. E quindi questo andare e venire tra magia e realtà e magia è qualcosa che ritorna prepotentemente. Io poi ho fatto un saggio qualche anno fa in cui ho accostato Mindy la Candida a un grande film del nostro Novecento, uno dei più grandi film del nostro Novecento, che è Blade Runner. Perché anche in Blade Runner i racconti sono finti, ci sono appunto questi androidi che sostanzialmente sembrano reali, sono uomini sostanzialmente, e pensano che il mondo sia finto. Lui non ha voluto mettere un automa come protagonista, come ha fatto per esempio in Eva Ultima, ma ha voluto mettere una persona in carne e ossa. Okay? E a questo punto ho chiesto a Paola Bassi,
di scusate, prima di far leggere Paola Barsi, una cosa importante. Io ho messo l'immagine di uno spartito, praticamente l'immagine numero 15, in questo numero 16, scusate, in questo caso qui, perché è importante capire che Bontempelli, soprattutto in questo momento, spesso costruisce i suoi testi praticamente teatrali abbinandoli alla musica. Naturalmente la musica di scena diventa protagonista del testo drammaturgico, per questo ho voluto mettere questo spartito, che sono proprio note scritte dallo scrittore. E quindi prego Paola Barsi di leggerci il primo passaggio di Miti da Candida. Ecco, pesciolino fabbricato, è tutto molto molto perfetto, ma quello vero, uno ha la testa un poco grossa, uno cammina un poco storto, e così gli uomini debbono essere. Uomini e donne, quando sono veri, tutti hanno una cosa un po' buffa, che non va proprio bene, fa ridere. Chi ne ha una, chi ne ha un'altra. Shh! No, no, niente, nessuno chiamare. Ora aspettate piano, un poco. Quando quelli sono lontani, fuggiamo via. Forse torneranno. Aspettate, spero il momento per uscire è ancora buono. Forse. Ah, no, 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 non si può uscire qui. Più, no, non quelli. Altri sono venuti là incontro. Guarda, in quella finestra. Certo, essi sono, si vede, laggiù, anche strada, vedi? Oh, quanti, quanti. Vengono da quella piazza. Dio, stiamo zitti, piano. Se no, forse qui si fermeranno. Da tutte le parti. Tutta la città piena. Dappertutto. Tutto il mondo. Guarda. Subito, su quel tetto, lontano, quelli due, anche loro, forse a guardia li hanno messi. Chiudi più forte, anche quel tavolo là. Voi, qui, sedete, più basso, così, ascoltate bene, tutto più piccolissimo rumore. Noi, là, chiudi questa, un poco scuro, facciamo quello che sarà da fare, poi vediamo. Ora, zitti stiamo. Noi soli siamo, solo noi. Per un momento siamo salvi. Ah, io ti ho salvato, mio. Più vicino, Skeger, qui, a me vicino, come se siamo uno solo, ma più bassi con la testa giù. Anche Tirreno, là, sotto state. Caro, non avere paura. Minnie sempre ti sta vicino e ti salverà. Shh, silenzio. Non muoversi così. Qui, quello. Voi, non venite. No, no, lontani. Oh. Cerca di tenerlo immobile e di tenersi immobile. Pare che con lo sguardo sfondi e sfrema lo specchio. Ecco, certo, sì. Ora sì, vedo chiaro. Sono io. Non sono vera. Io, no, no. Sono una di loro. Quelle povere fabbricate. Lontano state, lontani, abbiate paura di me. E non lo sapevo, vedere, ma però, io mi ricordo tante cose vecchie. E allora? Sì, mi ricordo la mia madre, ricordo, e mi parlava della penisola Italia. Io piccola ero, ma anche ricordare può essere finto. Così hanno messo dentro. Dentro insieme questo ricordare, quelli che m'hanno fabbricata, per ingannarmi di più. Si vede, si capisce tutto. E non lo sapevo. Oh, tante cose ora capisco. Tutto capisco io. Voi non potete sapere. Come fare ora? Come faccio? Oh, tu perdonami, Skeger. Ah, ma no. Sai, l'amore mio era vero, sai. Quello no. Nessuno l'ha messo, lui fabbricato dentro in me. Sono io, quello, l'amore mio. Sai, tutto vero, l'amore mio. Il resto no. No, mio piccolo Skeger, la donna tua non vera, eh? Cosa fai tu della tua donna fabbricata tutta, eh? Ah, hai paura. E non era colpa mia, Skeger, credilo. No! Abbiate paura. No, andate via di qua.
Non potete mai. Ecco, grazie a Paola Barsi, perché questo è un testo difficilissimo dal punto di vista drammaturgico, anche da interpretare praticamente, quindi è molto molto complesso, per cui ha fatto una lettura, secondo me, da questo punto di vista straordinaria. E come vedete, ricordi fabbricati, donna fabbricata, e sono cose che sono di oggi, li troviamo nella quotidianità di tutti i giorni, però siamo nel 1928, okay? E quindi da questo punto di vista, a contemporanei, non era stato probabilmente capito dai suoi in quegli anni, e forse solo oggi comincia a essere compreso, mano a mano che si scopre quello della sua scrittura. Ma vediamo un attimino qual è il proseguo del racconto, lo chiedo a Vincenzo Giordano, del passaggio dalla novella alla commedia. Il passaggio dalla novella alla commedia non fu un semplice travasamento, come non era stato negli esempi suoi che Pirandello mi portava. Rimanendo immutata la serie degli eventi, il senso vivo di essi mi nacque nella nuova forma drammatica, dando solo allora un significato, la sostanza fonda, a quanto nel racconto era rimasto patetica cronaca. Di qui nacque spontaneo il mutamento di titolo. La trama esteriore, dicevo identica, ma nuova atmosfera tutta, anzi, la radice. Nella novella la protagonista è solamente Minnie. Nel dramma la troviamo diventata Candida. Quella che nel racconto era credulità, nel dramma è candore. La Minnie del racconto può anche essere una sciocca. La Minnie del dramma, con la sua intelligenza elementare, soverchia e semplifica tutto il mondo che le sta intorno. La sua interpretazione è candida della realtà, sale in quella zona in cui pensiero e immagine sono fatti della stessa sostanza, e lo stesso dolore umano assume il colore d'un pianto di stella. Solo col dramma, la trama immaginata un giorno sul lungo Senna dell'Over assume una seria ragione di esistenza. Grazie Vincenzo Giordano per questa bella lettura. Voglio rimarcare: la sua interpretazione candida della realtà sale in quella zona in cui pensiero e immagine sono fatti della stessa sostanza, e lo stesso dolore umano assume il colore di un pianto di stella. Questa è grande letteratura. Quando uno scrittore scrive queste cose, dobbiamo solo inchinarci praticamente di fronte alla sua prosa, praticamente, perché ci fa veramente andare oltre come dimensione. La commedia si chiude poi. E qui ho potuto mettere due immagini, l'immagine numero 13 del secolo di una rivista, praticamente l'immagine numero 14 di una rivista del secolo XX, e l'immagine numero 14 che è la novella Cataclisma, che è all'interno di questo giornale, perché proprio Cataclisma è quella che utilizzerà poi Massimo Bontempelli per chiudere Minni la Candida, sostanzialmente. E come si chiude Minni la Candida? Vedete, la censura del regime fascista non lo capì questo. Vi leggo un attimino la didascalia di chiusura. La stanza rimane tutta al buio, le luci di fuori appaiono fuggentissime. Minni corre alla vetrata, sale sul davanzale, rimane un momento immobile, là, volta verso l'esterno, dritta contro il cielo, nel silenzio più pieno. Poi, con un leggero movimento a spirale di tutta la persona, inclina verso il vuoto e si abbandona in giù. Scompare, un altro silenzio prima che si chiuda la scena. È un suicidio. Poi pensate a un regime fascista, una donna che si suicida buttandosi dalla sommità di un palazzo. Non lo capirono, secondo me, perché altrimenti avrebbero censurato, ovviamente. Siamo all'altezza del 1928. Quindi aveva avuto un grande coraggio questo scrittore nel cercare di incunearsi in quelle che erano le rigidità del regime di quell'epoca.
Poi c'è tutta una storia dietro sul fatto che Bastino Pontempelli è stato poco, qui è troppo lungo da ripetere, insomma, ovviamente troppo, è stato praticamente un po' dimenticato nel corso del Novecento, perché lui stesso disse praticamente quando dopo la Seconda Guerra Mondiale: io non piacevo a quelli di prima e non piaccio a quelli di adesso. Fu eletto nelle file del partito comunista praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, e fu uno dei pochi intellettuali che subì un processo pubblico in Parlamento per essere praticamente per lasciare la carica, sostanzialmente perché fu accusato di aver pubblicato una antologia che non si trova nemmeno nelle biblioteche, che io qui ho fortunatamente, che questa che vi faccio vedere praticamente, un'antologia si chiama Oggi, letture per le scuole medie inferiori. Fu accusato praticamente con questa antologia, aveva dei testi di stampo fascista, infatti c'erano degli scritti di Benito Mussolini dentro, ma ovviamente non poteva essere farsi un'antologia se non c'erano degli scritti non poteva essere pubblicata, non c'erano degli scritti del Duce in quel periodo. Ma la cosa interessante è che per quanto riguarda gli atti del processo che furono fatti, quindi le resoconti parlamentari, c'è un bel e proprio falso storico. Io ho voluto portare alla vostra attenzione l'immagine di un altro testo teatrale di Pontempelli, che è l'immagine numero 17, cioè praticamente, che fu rappresentato nel 1943 a Maggio Fiorentino, sostanzialmente. Ed è una rivisitazione della favola di Cenerentola. E durante il processo che fu fatto a Pontempelli, uno degli accusatori disse che Cenerentola aveva avuto una recensione praticamente negativa a Milano da parte del Corriere della Sera, da parte di un giornalista che si occupava appunto di recensioni teatrali, e questo giornalista praticamente sarebbe stato poi allontanato dal giornale, non avrebbe più lavorato perché la recensione è una recensione negativa da questo punto di vista. In realtà, dicendo che appunto Cenerentola era stata poi rappresentata a Milano, e lui l'aveva vista a Milano, questo giornalista. In realtà Cenerentola non fu mai rappresentata a Milano, fu rappresentata una sola volta praticamente a Firenze durante il Maggio Fiorentino. Quindi c'è un fatto storico proprio ben preciso. E a proposito di Cenerentola, il testo, anche questo è bellissimo, è qualcosa di straordinario dal punto di vista drammaturgico. Cenerentola non scappa con le zucche, eccetera, ma ritorna alla sua casa dalla festa del principe azzurro, praticamente, ritorna alla sua casa attraversando una delle pareti, praticamente. Quindi pensate quanto è contemporaneo Pontempelli da questo punto di vista, e non si innamora del principe azzurro, ma si innamora del suonatore di viola, quindi un omaggio praticamente alla musica, un suonatore di viola che era uno degli orchestrali che stava nel palazzo del principe, praticamente. E quindi cambia anche il finale da questo punto di vista. E noi abbiamo realizzato un piccolo regalo anche per voi, che abbiamo presentato anche durante la presentazione al Centro Studi Massimo Pontempelli. Ed è un brano audio musicato appunto da Vittorio Montella, in cui c'è la poesia di Isola di Massimo Pontempelli e il canto iniziale di Cenerentola, praticamente, interpretate da Paola Bazzi, praticamente. Questo è un brano registrato che adesso vi mandiamo. Vita, un altro giorno s'è spento, una notte di più s'accende,
corrono una ad una le stelle. Una ancora manca. Quella stella sempre mancherà fino all'ultima notte, fino all'ultima notte, quando quella stella apparirà. Sarà sola nel cielo, nel cielo, tutto il cielo sarà. Quella stella sola. Voglio dare un coltello agli uomini per troncare l'eternità. Questa eternità che li attriti, poi ne comincia una nuova. Sopportano anche quella, ma avranno imparato una volta che anche l'eternità è una mortale, come essi. La maciullano a loro voglia, fanno del tempo un giocattolo, rimpassano con le mani le idee immote che stanno in cielo, soffiano sulla luce, al creatore. Come si divertono gli uomini quando avranno un coltello per tagliare l'eternità. Vita, un altro giorno si è spento, una notte di più si accende, ci corrono una ad una le stelle, una ancora. Quella stella sempre mancherà fino all'ultima notte, fino all'ultima notte, quando quella stella apparirà. Sarà sola nel cielo, nel cielo, tutto il cielo sarà. Quella stella sola, quella stella sola. Ecco, un testo straordinario questo, che abbiamo cercato di mettere assieme, due brani di Massimo Bontempelli, uno tratto da Cenerente, uno dal racconto Il puro sangue dello scrittore Comasco, e la poesia era Isola, è qualcosa di molto, molto, molto bello, insomma, secondo me, che non ci di fare da questo punto di vista. Abbiamo parlato di realismo magico, l'abbiamo affrontato, detto tante volte. A questo punto sentiamo proprio dallo scrittore Massimo Bontempelli, grazie a Paola Barsi, che cosa è per lui il realismo magico. E poi chiudiamo praticamente questo incontro. Prego di mandare l'immagine 18, praticamente. Ecco, no, la successiva, praticamente. Grazie. Ecco qui. Ma che cosa è immaginazione? Immaginazione è modificare il mondo esteriore, che è tanto bello, secondo un nostro ritmo interiore, che è ancora più bello. Costruire sopra l'acropoli il Partenone. Oppure mandare per il mondo nuove persone, Amleto, Angelica, Ulisse, Giuliano, Sorel, Orlando, l'Innominato, la Pisana, Don Chisciotte, delle quali poi l'umanità non può fare senza. Il nuovo secolo chiede ai suoi poeti una sola qualità, quella di saper essere candidi,
di saper meravigliarsi, di sentire che l'universo e tutta la vita sono un continuo, inesauribile miracolo. Dopo aver detto che lo strumento per liberarci dalla ripetizione del vecchio e favorire l'atmosfera del tempo nuovo doveva essere uno solo, l'immaginazione. Ho bene spiegato che non si doveva intendere la fantasia per la fantasia, le mille e una notte, no. L'immaginazione non è il fiorire dell'arbitrario e molto meno dell'impreciso. Precisione realistica di contorni, solidità di materia, ben poggiata sul suolo. E intorno come un'atmosfera di magia che faccia sentire, attraverso un'inquietudine intensa, quasi un'altra dimensione in cui la vita nostra si proietta. E più che di fiaba abbiamo sete d'avventura. La vita più quotidiana e normale vogliamo vederla come un avventuroso miracolo, rischio continuo e continuo sforzo per scamparne. In questo senso l'arte deve dominare la natura. In questo senso abbiamo parlato di magia e abbiamo chiamato l'arte nostra realismo magico. Ecco, questo è quello che per Pontempelli è realismo magico. Andare attraverso la realtà quotidiana verso un mondo surreale, verso il sogno, per poi ritornare prepotentemente e urgentemente nella realtà. E attraverso lo stupore accorgersi che nella realtà c'è qualcosa che abbia di qualcosa di atmosfera di magico, qualcosa di che ci permette di poter sognare, di poter vivere magari differentemente. E a questo punto devo chiudere il mio intervento con le parole che Bontempelli ha scritto nel prologo di un dramma, Venezia Salva, uno degli ultimi drammi che lui ha scritto, con il quale lui ha chiuso praticamente la sua vita artistica, sostanzialmente, che poi dopo ha scritto qualche altra cosa, ma c'è stata la vicenda appunto della estromissione dal Parlamento, poi lui si è ammalato all'inizio degli anni 50 e dopo un penoso periodo accanto alla compagna Paola Masino, anch'essa scrittrice, si spegnerà nel 1960. E lui scrive queste parole che purtroppo anche queste oggi sono estremamente, estremamente attuali. Se pensate a quello che lo scenario che vedete oggi in tutti i telegiornali. Spettatori, desidero vi interessare solamente alle persone, alle loro esaltazioni e alla loro miseria. Vi abbandoniate alle simpatie e alle avversioni che esse possano far sorgere nei vostri animi. Voglio mostrarvi una volta di più come il caso e la previdenza, la prudenza e l'abbandono si mescolano nei modi più assurdi a produrre le fortune e le sfortune della gente. Sulla trama eterna della imbecillità della storia ho tentato di ricamare con qualche filo di dolore e di passione umana. Il tempo stringe, la tragedia è piuttosto lunga e quel che più importa è aprire il sipario e cominciare. E io aggiungo, qui è aperto il sipario ed è a cominciare a camminare per il mondo e a lasciarci quello che vi abbiamo trasmesso. Grazie ad Herzog, grazie a Francesca Buratti e concludo questo intervento.